Buongiorno, mi chiamo Umberto Rondi, sono un giornalista, ma soprattutto sono il figlio di Brunello Rondi, che è appunto l'autore, insieme con Paolo Eusch, del film che avete scelto di comprare, avete scelto di vedere, Una vita violenta. È un film che ha avuto un percorso molto singolare. Io sono molto grato alla Minerva Pictures per averlo distribuito in DVD. Perché come altri film di mio padre devo dire che davvero ho vissuto una specie di avventura. Una vita violenta infatti venne da quel che ricordo, da quello che anche mio padre ci disse, venne pensato prima di Accattone. Comunque mio padre e Eusch non videro il bellissimo film di Pasolini Accattone. Perché dico questo? Anche perché per coloro tra voi che così hanno una passione storiografica o cinefila, capire anche come nascono certi film. Film, se dopo, prima o durante certi fenomeni che film magari più famosi certamente come Accattone possono aver generato, ebbene possono avere questa informazione che nonostante appunto non ci fosse stato questo precedente da parte di mio padre di aver visto Accattone, ebbene quasi tutta la critica e le persone che giudicano i film di Pasolini pensano che invece il film sia uscito, quello che appunto voi state per vedere, Una vita violenta, su diretta ispirazione, su impulso. Quasi una specie di brutta copia, o comunque di copia di Accattone. Invece appunto non è così. Naturalmente quello che accadde è che in parte è vero, cioè in parte è vero che il film uscì dopo Accattone, ma non venne né pensato né scritto prima. Come spesso succede, chi lavora nel mondo del cinema questo lo sa molto bene, le produzioni di film, come si dice in gergo, vanno a monte delle volte, cioè non si montano, non si riescono a fare per diversi motivi. Allora, quando è che invece riescono poi a essere fatte? Quando c'è un film che richiama quello che appunto dovrebbe essere fatto in modo eclatante, lo rilancia o lo rilancia, e questo appunto è stato il caso di Una vita violenta. Quindi comunque sia, a parte lo stupendo film che è stato Accattone, e non di meno la grande amicizia c'era fra mio padre e Pasolini, si può essere grati a Accattone anche per questo, almeno per me e per alcuni altri, per aver in qualche modo comunque permesso l'uscita del film, anche se indirettamente e soprattutto involontariamente. Sembra quasi essere stato essere stato vampirizzato, ma appunto non è così. Ma vediamo più direttamente al film, anche se io, pur occupandomi talvolta di critica cinematografica, come dire, non sono forse la persona più giusta, a meno che non lo sia, in parte appunto come parente come figlio, diciamo, del regista. Mio padre, diresse questo film con Paolo Eusch perché mio padre, che all'epoca era un importante sceneggiatore, perché proprio in quegli anni aveva scritto film come La dolce vita e pochissimo prima, 8 e mezzo di Fellini, il produttore gli volle affiancare appunto un regista di mestiere, cioè un regista che comunque avesse fatto già delle cose. Mio padre invece questo è proprio il primo film. E appunto Paolo Eusch, di cui ricordiamo con molto affetto, oltre alla figura dimenticata per una serie di cose, di motivi, quel bel film che era Il comandante con Totò. Il lavoro fu molto interessante, devo dire. Io purtroppo non ero ancora nato, quindi ho delle esperienze assolutamente, come dire, postume. Posso dire, intanto per cominciare, dello splendido rapporto fra Pasolini e mio padre Deus, cioè Pasolini non fu l'artista, l'intellettuale invasivo, pressante, che voleva controllare, che voleva vedere se il film tratto appunto dal suo bel romanzo era aderente, era giusto, era congeniale. No, non lo fece. Fu molto discreto, fu molto attento, forse consapevole del fatto che comunque i film sono in genere una cosa diversa dai romanzi, anzi poi delle volte proprio quando li tradiscono li rispettano, come si dice, è diventato quasi un luogo comune questo del cinema. Una cosa che non è possibile dire con certezza è l'apporto di Pasolini alla sceneggiatura, perché con la franchezza che devo dire contraddistingueva mio padre appunto scrisse, diciamo, che aveva un vero senso di colpa perché per motivi cui non ricordava, credo legati alla produzione peraltro, più che a una sua scelta, non fu possibile utilizzare dei brani di sceneggiatura scritti dallo stesso Pasolini. Altrove invece ho visto che comunque Pasolini sceneggiò, anche se in modo generosamente occulto, diciamo così, delle parti del film, quindi diciamo è un po' misteriosa questa cosa, però certamente ci fu un problema di cui mio padre era sinceramente dispiaciuto, al di là poi di quello che fosse, diciamo, la sua, per così dire, responsabilità.
Una vita violenta è un film, credo, molto interessante visto oggi, per motivi che poi non sono strettamente tecnici, e qui lascio parlare altri anche per un possibile conflitto di interessi, diciamo così. Mi limito a dire che mi sembra un film molto rigoroso, molto asciutto, molto lucido, con una forte passionalità, però come rarefatta, molto quasi astratta. E con delle scene assolutamente notevoli, come le notti bravi, diciamo, di questi ragazzi un po' deviati che vanno a salire il benzinaio, oppure la serenata notturna, dove e poi soprattutto anche, diciamo, l'uso delle luci e delle ombre, c'è cioè una specie di crescendo ombroso che sembra presagire qualcosa, che poi senza svelare tutto, ma insomma potrebbe, diciamo, succedere. Diciamo che il film a me ha molto colpito anche, tra l'altro l'ho visto veramente di recente, e l'ho visto quando è stato proiettato nei luoghi dove è stato girato per passeggiate romane, ci ha fatto a molti una, devo dire, notevole emozione. Ebbene, dicevo anche l'aspetto della Roma, come è stata raccontata, di questa architettura, anche degli scempi urbanistici durante il cosiddetto sacco edilizio, quindi anche un documento interessante per questo, vedere come questa figura, perché diventa tale quando si gira con questi enormi palazzi sulle spalle, che tipo di figura e che tipo di immagine compone. Lasciatemi dire qualcosa in più su mio padre, perché devo dire che è una cosa molto bella, molto interessante quello che sta succedendo in questi ultimi anni, proprio dei primi anni 2000, cioè il fatto che forse per la prima volta, almeno sotto certi profili, riconosciuto e apprezzato nel senso, diciamo, di un interesse particolare su certi film e non pregiudiziale. Mi riferisco in particolare a Una vita violenta, anche al Demonio, che è un film che uscì pochi anni dopo, fu il suo primo film, censurato purtroppo, diciamo, subito dopo una presentazione controversa alla Mostra di Venezia, poi dopo 40 anni. È stato, tra l'altro proprio per merito, in particolare tra i primi di Enrico Ghezzi, direi del vostro Enrico Ghezzi perché lavora proprio per la casa distributrice di questo DVD, diciamo, rivalutato come capolavoro e trasmesso da Rai 3 a Fuori Orario, poi è stato riproiettato alla Mostra di Venezia, poi è stato fatto un DVD, poi adesso va in molte università. E credo che questo percorso forse possa essere anche quello che sta compiendo Una vita violenta. Mio padre è stata una figura, lasciatemi fare qualche nota biografica, assolutamente notevole, anche se una delle più misteriose e per certi aspetti delle meno conosciute fra quelle veramente importanti del cinema italiano. Tanto per dire, ha sceneggiato 12-13 film con Fellini, alcuni tra i quali sono più importanti, dalla Dolce Vita, 8 e mezzo, dalla Strada, La Notte di Cabiria, anche se questi li firmò come collaboratore artistico, a prova d'orchestra, Città delle Donne, non di meno al Viaggio di Mastorna, il mitico film non più realizzato, secondo Vincenzo Mollica il più famoso film non fatto della storia del cinema. Si potrebbero dire cose anche del rapporto con Fellini, grande amico, certamente maestro per alcune cose, ma potrei anche dire che mio padre fu un maestro per Fellini, per altre, come sapiente capacità di improvvisare proprio delle volte dei dialoghi sul set. Da quello che mi risulta fu l'unico sceneggiatore, come venne definito da Tullio Kezic, da campo di Fellini, cioè lui, mio padre Brunello, andava anche sul set perché, come diceva, aveva una sorta di fecondazione telepatica con Fellini, che peraltro Fellini aveva anche con gli attori, eccetera. Dico tutto questo per così far alleggiare una cosa che forse chi mi ascolta avrà intuito, cioè come dire, un talento, una grazia creativa, una possenza creativa, che in tanti anni, diciamo così, pur essendo state usate a piene mani, e di questo siamo tutti contenti perché poi hanno permesso insieme con gli altri di fare delle cose così belle che amiamo tutti come la Dolce Vita e come altri, però ecco, diciamo, forse per il suo carattere schivo, candido, ingenuo, irresponsabilmente ingenuo delle volte, ma insomma, forse è meglio così, mio padre si è visto delle volte sottratto quello che era anche una parte del suo lavoro, non dico della gloria perché non era quello che lui cercava. Per esempio, mio padre, questo lo sanno in pochi, comunque lo sanno quelli che c'erano in quei film così importanti per noi, per il cinema italiano, come 8 e mezzo, Dolce Vita.
fece anche il soggetto di questi film, però invece poi lui firma solo come collaboratore alla sceneggiatura per La Dolce Vita, che si poi la sceneggiò tutti gli effetti, così rimane, e così ugualmente per 8 e mezzo. Ma sceneggiò i film di cui fu anche il soggetto. Ecco quindi che questa operazione di una vita violenta viene a trovarsi pronto in un percorso di cui sono molto grato e contento di, diciamo, di recupero dell'opera creativa di mio padre.